Io avevo un atteggiamento di tipo avventuroso, di tipo antropologico, andavo a vedere com'era quel mondo. Mi attirava fortemente la dimensione del deserto, come una dimensione pura, uno spazio non illimitato ma comunque grande. E quindi volevo andare a vederlo, mi piaceva l'idea di attraversare il deserto e di farlo nella maniera più normale, come la gente, come si muove la gente del deserto. Eravamo su un camion che attraversava la zona desertica tra l'ultima città algerina e la prima città del Niger, 700-800 km di pista. Il camion si è fermato poco prima del tramonto, la gente è scesa e qualcuno dei passeggeri, quegli algerini naturalmente, non i turisti, hanno fatto l'abluzione con la sabbia, Tayammum. Io non capivo cosa facevano, vedevo che battevano le mani, se le passavano sul viso e poi sulle braccia. E poi uno di loro si è messo un pochino avanti e ha recitato la preghiera leggendo il Corano ad alta voce. Io ero a pochi metri, sentivo questa recitazione che mi entrava nel cuore e poi hanno fatto la preghiera. Volevo capire cosa c'aveva questa gente, però già dentro di me stava lavorando la convinzione che Dio esisteva, non era una favola per i bambini o per gli anziani, una consolazione per gli anziani, e che quella maniera che quella gente aveva di rapportarsi con Dio mi piaceva. Convinsi un bambino algerino in un'oasi dell'Algeria, a Timimoun, gli ho detto: questa preghiera che dite sempre quando recitate ad alta voce, mi puoi dire com'è la Fatiha? E lui cominciò a recitarmi la Fatiha e io la scrivevo con i caratteri latini. E arrivò sino a Ihdina Sirat al-Mustaqim. Poi lo chiamarono, andò via, io rimasi con questi 5 versetti. Da allora, per anni e anni, ogni volta che volevo pregare, leggevo questi 5 versetti mentalmente, a bassa voce, volevo rivolgermi a Dio. Cominciai a parlare, a chiedere a tutti quelli che incontravo, approfondendo questa ricerca sempre di più, comprando dei libri, comprai la prima edizione del Corano, traduzione del Corano in francese. Non ero neanche sicuro che fosse corretta, non era una traduzione fatta da musulmani ma fatta da orientalisti. In Italia c'erano 3 o 4 traduzioni, nessuna fatta da musulmani. Sentivo il bisogno di leggere e di poter mettere a disposizione dei miei fratelli e sorelle italiani un testo che fosse allo stesso tempo leggibile e fedele. E quindi era proprio la necessità di far fronte a quello che era basilare per noi, cioè poter accedere ai significati della rivelazione di Dio nella lingua che noi potevamo capire tutti quanti. E poi è cominciato un lavoro di traduzione che sentivo necessario. Mi sono dedicato a questo lavoro allora e mi ci dedico ancora come la cosa più importante della mia vita. E da allora il lavoro non è mai finito e non finirà mai, proprio perché il nostro lavoro è un lavoro suscettibile allo sbaglio. Soltanto la parola di Dio è perfetta, la nostra parola di uomini è quella che è. Naturalmente c'erano in italiano alcune traduzioni precedenti alla mia e che conoscevo in qualche maniera. Alcune di queste erano fatte da studiosi cristiani, cattolici in particolare. La tradizione della Chiesa cattolica nei confronti del Corano e l'attenzione è vecchio, risale a 1500 addirittura. Sono state tradotte alcune parti, la prima
si chiamava l'Alcorano di Macometto, per esempio, no? Cioè, quindi c'era già tutta una. Ed era un panflettino nel quale venivano raggiunte alcune sure, neanche tutte, eccetera. In Francia, mentre gli altri volevano soprattutto combattere contro i musulmani per conquistare, riconquistare la Terra Santa, liberare i luoghi dove aveva vissuto Gesù dal dominio arabo e musulmano, Pietro da Cluny e i suoi collaboratori hanno cercato di far conoscere direttamente, più precisamente, il contenuto della religione islamica, traducendo in latino, però stiamo parlando di latino, non di italiano, il Corano. È una traduzione ovviamente fatta secondo criteri tipici di quell'epoca, quindi non particolarmente precisa, scientifica, e poi comunque si considera quest'opera un'opera di Maometto, quindi non certamente parola di Dio, e si cerca di dimostrare che si tratta di una falsa religione o di una eresia, quindi di una deviazione dalla retta dottrina, ovviamente cristiana. E questa è stata la prima, e anche quella del 1547, la prima in italiano, in pratica è una traduzione italiana che parte da quella di Pietro da Cluny, quindi non parte dall'arabo ma parte dal latino. E anche altre fatte successivamente partivano dal francese o da altre lingue, non direttamente dall'arabo. Dobbiamo aspettare l'inizio del 1900, quindi del secolo scorso, per avere una prima traduzione italiana del Corano che parte direttamente dal testo arabo, dopo la conquista italiana della Libia. Quindi lo si fa non tanto per motivi religiosi, quanto per conoscere meglio il testo sacro di quella che era considerata ormai una colonia italiana. Erano traduzioni che da un punto di vista formale erano sostanzialmente corrette, se non in alcuni punti nel quale si voleva dimostrare alcune tesi vecchie dell'orientalismo cristiano cattolico, e cioè per esempio nella sura di Maria che il Corano confonde Maria quando dice o figlia o sorella di Aronne, lei non è sorella di Aronne. Cose assolutamente pretestuose, nel senso che la famiglia, il discorso era quello della famiglia, è una maniera araba di dire, no? Questa cosa qua, o cose del genere. E quindi evidentemente anche in queste traduzioni era insita un invito a una malcomprensione di quella che era la realtà della rivelazione. Se io avessi avuto la disponibilità di una traduzione fatta da un musulmano, controllata dai musulmani, che in qualche maniera mi davano garanzia sulla fedeltà al testo, quindi sulla veridicità dello sforzo fatto, come abbiamo sempre detto, l'errore è sempre insito nel lavoro umano, ebbene probabilmente non mi sarei posto questo problema di iniziare una traduzione mia insieme con i fratelli e le sorelle che mi hanno aiutato in questo lavoro. Preoccupazioni relativamente alla buona comprensione dei significati del Corano erano evidentemente due. Una comprensione filtrata attraverso un altro percorso religioso e l'altra una comprensione filtrata attraverso il fenomeno dell'orientalismo. Se per un orientalista, per quanto onesto dal suo punto di vista, eccetera, e la preoccupazione sua è una preoccupazione di tipo virgolette scientifico, ammesso che appunto la sia, nella migliore delle ipotesi, oppure una preoccupazione accademica del fatto che il suo testo possa venire accettato negli ambienti universitari e quant'altro,
Per il musulmano invece la preoccupazione deve essere quella di servire Dio al massimo delle sue capacità e rendere il suo significato, il significato della sua rivelazione, accessibile a tutti. Quindi era proprio un approccio completamente diverso. L'orientalismo nasce con un peccato originale molto grave, quello di volere essere un'arma contro l'Islam. E dunque molto spesso gli studi erano indirizzati a dimostrare questa tesi precostituita in partenza. A questi si sono uniti poi anche gli interessi, a questi interessi diciamo spirituali della Chiesa, si sono uniti gli interessi economici dei vari paesi nazionali che mandavano missioni con esperti di geografia, di lingua, anche di storia, per quanto molto rozzi, conoscitori della storia islamica, mandavano questi esperti per raccogliere informazioni, ma lo scopo era sempre quello di riuscire a dominare meglio questa parte del mondo che era ricca di energie umane e di ricchezze naturali. Queste traduzioni sono state fatte in Germania, in Gran Bretagna, in Francia e anche in Italia. Le più importanti in Italia però sono quelle avvenute più di recente, nel secondo dopoguerra. Parlo della traduzione di Bausani, Alessandro Bausani, che ancora oggi gira nelle librerie ed è molto seguita nel mondo universitario perché ha una buona introduzione e delle buone note. La traduzione più conosciuta in italiano, fatta da un orientalista, insinuava nel testo il fatto che il Corano non era il sigillo della profezia. Il profeta non era il sigillo della profezia, non era il Khatam al-Anbiya e il Corano non era l'ultimo libro liberato. E a giustificare questo fatto veniva utilizzato quel versetto che dice se il mare fosse oceano, non basterebbe a scrivere le parole di Dio. E in maniera assolutamente quasi ridicola per noi musulmani, l'autore commentava, diceva, ma siccome è certo che poche boccette di inchiostro sono sufficienti per trascrivere tutto il Corano, il fatto di dire che il mare non è sufficiente vuol dire che ci saranno altre rivelazioni. Si sentiva proprio che era una forzatura di questo genere che sinceramente era spiacevole. Questo è stato il peccato originale ed è durato per molti secoli. Per cui non mi sento un orientalista, preferisco definirmi uno storico, semplicemente uno storico che si occupa di un certo periodo del mondo islamico, per il quale ancora rimangono tante cose da scoprire. L'Occidente sa molto poco del mondo islamico e molto spesso il sapere poco porta, l'ignoranza porta a forme di razzismo, porta a forme di incomprensione e di odio. Per tutte queste ragioni, durante tutto il lavoro di traduzione, le traduzioni in italiano sono state consultate in maniera minima, proprio per non esserne influenzato né dal punto di vista della comprensione né dal punto di vista stilistico, cercando di dare appunto una comprensione che fosse invece relativa ai significati profondi, quella che l'esegesi ci ha trasmesso, e allo stesso tempo creare un linguaggio accessibile a tutti e consono alla comprensione del tempo in cui noi viviamo. Se io dovessi tradurre il Corano, cosa che non farei perché è un'opera molto molto complicata e ci vogliono decenni di studio per fare, ma non dal punto di vista linguistico soltanto, non mi rivolgerei, se non in casi di grandi dubbi, a quello che è stato fatto da altri. Preferirei direttamente tradurre il Corano alla luce dei libri di esegesi, cioè dei libri di tafsir, che sono stati compilati nei secoli passati da studiosi musulmani. Cioè l'approccio, l'avvicinamento a queste tematiche deve essere dall'interno, non dall'esterno. Perciò quello che hanno fatto gli orientalisti è utile, è importante, ma io da studioso voglio qualcosa di meglio, andare direttamente alla fonte, senza delle interpretazioni fatte da altri. Io ho ritenuto necessario che noi musulmani potessimo avere una traduzione fatta da noi, per ragioni di fedeltà al testo naturalmente, per ragioni di comprensione generale, per mettere in relazione la traduzione con un complesso esegetico grande e importante,
per metterlo in relazione con una giurisprudenza islamica, soprattutto il fiqh Bada, no? E il fatto di non averlo era un senso di un senso di umiliazione, no? Tutti i nostri fratelli in Francia, piuttosto che in Germania o nel mondo anglosassone, in Spagna, avevano traduzioni fatte da musulmani importanti e era giusto che anche noi ce ne avessimo una del quale fidarci. Evidentemente la cosa migliore sarebbe stata che ci fosse, che la persona che si cimentasse con questo lavoro fosse stato un italiano che conoscesse l'arabo perfettamente. Poi ne rendo conto. Questo non era dato, nel senso che non ce l'avevamo a disposizione, non c'era nessuno che si era offerto in tal senso. E quindi la necessità forte di avere comunque un testo accettabile, fedele e accettabile per gli italiani, ha fatto sì che superassimo questo ostacolo attraverso il sistema della traduzione da un'altra lingua. Questo è un problema che ci siamo posti in maniera seria, è un problema che ha suscitato anche molte critiche, no? E qualcuno ha detto, credo in senso abbastanza malevolo alla fine, come ha potuto mai tradurre il Corano dall'arabo se non sa l'arabo perfettamente. Evidentemente andava fatto un riscontro con qualcuno che conoscesse benissimo la lingua araba, conoscesse bene il Corano e ci desse la prova che quello che stavo facendo era corretto, anche perché traducendo una traduzione si rischia fortemente di portarsi dietro l'errore del traduttore precedente. A questo proposito la collaborazione con il dottor Greguati è stata fondamentale, perché quando gli esposi il mio progetto di tradurre la traduzione di Muhammad Hamidullah, lui mi disse: noi faremo il controllo, cioè io e troverò altre persone che conoscono bene la lingua, conoscono bene il Corano, conoscono il tafsir e quindi hanno la possibilità di dare fare un controllo puntuale versetto per versetto, sura per sura, in maniera tale da verificare che veramente quello che hai tradotto è consono al Corano, i significati che hai dato sono questi. كل مشكلة أو كل سؤال يتعلق في الإنسان والإنسانية يحل القرآن. فنحن في سورة البقرة إذا شفنا الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إذن رسولا منهم فأظن يعني هذه الشاكلة محلولة يعني ما في ضروري تضيع الوقت إني إيطالي ولا لأني الرسول هو وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لأن ليس الإسلام فقط للعرب الإسلام عالمي لكل الناس فإن كان واحد صيني ولا إيطالي ولا إنجليزي بده رسول من كما يريد الله سبحانه وتعالى ونرجع على إرادة الله لأنه هو الذي يدبر الأمر Il significato che è contenuto nel versetto coranico
viene espresso in lingua italiana, anche perché poi sappiamo che dottrinalmente il Corano è intraducibile. Cos'è che riusciamo a tradurre? Riusciamo a tradurre i significati. I significati possono essere diversi, dalla stessa parola o dalla stessa frase, a seconda della situazione in cui si pone. Per cui è necessario riferirsi alle circostanze della rivelazione, quando è sceso, quando è stato rivelato questo versetto, al tafsir, quello classico naturalmente, quello fatto dal profeta alayhi salatu salam, dai suoi compagni, che Dio sia soddisfatto di loro, e poi dai grandi commentatori e esegeti, e nello stesso tempo fare un grande sforzo di comprensione per cercare di dare e rendere quel significato nella maniera migliore nella fase, nel momento in cui tu lo dai al versetto che stai facendo, stai traducendo. È comunque un lavoro collettivo. Anche se la gran parte del lavoro l'ho fatto io, non avrei potuto farlo senza il supporto di decine, centinaia di fratelli e sorelle che mi hanno aiutato in quella fase, anche a volte soltanto con una parola, anche a volte soltanto con un'intuizione. Abbiamo più bisogno di prima di tradurre il Coran stesso e altri libri nei diverse lingue per far capire alla gente il vero senso dell'Islam, il vero messaggio dell'Islam e il vero ruolo del Coran nella nostra, perché la gente finché continua a non capire il significato del Coran, finché continua a sentire soltanto le bugie raccontate da altri nei confronti del Coran. Quello che mi interessa e veramente voglio, da voi un impegno come fratelli arabi che conoscete questa lingua perché è vostra e perché l'avete studiata, che conoscete la religione perché ci siete nati e perché l'avete accettata, che conoscete, che avete a cuore non soltanto la vostra salvezza ma anche una comunicazione, no? Così obbedendo a Rasulullah, il Sato Salam ci ha detto trasmettete da me anche soltanto una parola. Certo. Che voi mi sosteniate in questo lavoro in senso di farlo insieme, cioè io faccio, leggiamo insieme, discutiamone insieme, ogni errore, ogni cosa deve essere segnalato, troviamo la maniera di esprimerla al meglio, perché è una responsabilità enorme. E senz'altro, senz'altro. Questo che credo io, nel senso distribuire. Da una parte anche una certa vergogna, no? Del fatto di pretendere di riuscire a trasmettere questo significato facendo questa mediazione attraverso una lingua che conoscevo bene, attraverso una traduzione che sicuramente era corretta, però nello stesso tempo riuscire a evitare il rischio che l'errore di un altro traduttore potesse portarmelo dietro. E quindi il confronto era anche per quello, per verificare tutto quanto. Akid, nahnu, yani, limadha harasna an takun ladayna tarjama italia مراقبة من طرفنا من طرف الجالية المسلمة في إيطاليا وأهل الاختصاص فيها حتى نزيل كل الشبهات التي كانت في الترجمات التي وقعت من غير المسلمين وخاصة من المستشرقين لأنهم أرادوا في كثير من الأحيان أو في أغلب الأحيان من خلال ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإيطالية تغيير المعاني الحقيقية للقرآن ولذلك نحن يعني دعمنا توجه أخونا حمزة بيكاردو في مشروعه هذا اللي هو ترجمة المعاني القرآن لأنه مسلم إيطالي ثم مراجعته من أكثر من جهة من إخواننا المسلمين العرب الذين يتقنون اللغة الإيطالية وفي نفس الوقت لهم فهم لهذا الدين ولهم علم واطلاع واسع على الدين حتى تمكن الجالية المسلمة من تقديم كتاب موثوق فيه ترجمة لمن يريد التعرف فعلا على الإسلام. Questo che credo io, nel senso
distribuire e aiutare a pubblicare questo, la traduzione del Corano, è un gesto di adorazione e anche un modo di diciamo, pubblicare, se vogliamo, la parola di Allah subhanahu wa ta'ala, che noi musulmani siamo tenuti a fare. Un dovere religioso. Un dovere religioso. Ud'u ila sabili rabbika. Ci inviti alla via di Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Come io verificavo con fratelli arabi e cercavo sempre di trovare persone che potessero veramente darmi dei consigli, quindi conoscessero la lingua bene, conoscessero il Corano bene, avessero l'idea anche del tafsir, cioè dei significati, eccetera, alla stessa maniera io verificavo l'impatto sia da un punto di vista linguistico che da un punto di vista proprio emozionale anche, no? nei fratelli e sorelle italiane. E leggevo dei pezzi e cercavo di capire cosa sentivano, se penetrava in loro, no? Un minimo di quella ricchezza, di quell'emozione che il Corano ti dà quando lo senti in arabo. Sapete che stiamo lavorando alla traduzione dei significati del Corano e siccome è un lavoro che stiamo facendo per noi tutti quanti, italiani musulmani, ragazzi di seconda generazione che non hanno la possibilità di accedere ai testi, e quindi è importante che noi ci confrontiamo. Io credo che sia un lavoro corale che deve essere fatto e ogni occasione che ho di potermi confrontare con la comunità per capire se i significati che riesco a esprimere arrivano alla vostra comprensione, non soltanto quello della mente ma anche quella del cuore. Per cui vorrei leggervi alcuni passaggi brevi e voi mi dite come lo sentite, se sentite un linguaggio che è comprensibile, che è accattivante, che comunque vi stimola qualcosa. Prego, accomodati. Prego, prego. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Come stai? Tutto bene, piacere. Anche a me. Siamo qua? Sì. Stavamo discutendo a proposito di questi versetti nel quale la Subhanahu wa ta'ala ci invita a osservare la natura. E poi il senso del tempo, no? E fa sì che la notte compenetri il giorno, e il giorno compenetri la notte, e ha sottomesso il sole e la luna. Ciascuno orbita fino a un termine stabilito. Questi Allah, il vostro Signore, appartiene a Lui la sovranità, mentre coloro che invocate, qua il discorso quindi è nei confronti dei mushrikin, cioè dei politeisti, di quelli che ritengono che ci sia una divinità nell'albero, nella pietra, o nell'acqua, o nel sole, o quello che è, non posseggono neppure una pellicola di seme di dattero. E questa è una metafora che ricorre spesso nel Corano. Se questa prosa, questo linguaggio che abbiamo usato per tradurre i significati del Corano, è un linguaggio che alla nostra sensibilità di italiani, di credenti musulmani, qui adesso arriva, è comprensibile, perché è importantissima questa verifica. Qua non stiamo facendo un lavoro letterario, qua stiamo facendo un lavoro che è quello di servire Dio. Quindi questa è il tipo di domanda che io faccio a voi, come faccio quando incontro fratelli, sorelle. Questa traduzione ti dà, prima di tutto, ti dà delle informazioni su una lingua che non conosciamo bene, che non sappiamo bene. È stato uno sforzo durato anni, l'hai perfezionato, l'hai portato, però ci sono dei momenti che ti tocca anche al cuore, quindi non si riesce a trovare quella parola, però quello che dici tu, questa alchimia, questa abilità, questa capacità di riuscire a coinvolgere il lettore, a fargli provare un'emozione. È chiaro che chi sta leggendo deve avere il cuore aperto, cercare veramente la parola di Allah subhanahu wa ta'ala, però arriva, e secondo me ci sono dei passaggi che sono stati fatti veramente bene. Per cui io cerco di condividere con i miei fratelli e le mie sorelle questo lavoro, proprio perché
in quel poco di fede che c'è in ognuno di noi riesca a diventare un sostegno che contrasti queste ignoranze, queste ignustizie che comunque insite con cui noi combattiamo tutti i giorni, no? Nella prima stesura pubblicata della traduzione noi avevamo lasciato tutte le parole proprie dell'inferno, del paradiso, in lingua originale, appunto come le parole del paradiso, il Jannah, il Firdaus, il Naim, il Dar al-Khald, oppure per l'inferno, al Jahim, al Sijin, all'Uhtama, all'Awiya. Esiste una parola che ha questo significato in italiano? Sì, esiste il giardino della delizia, esiste il baratro, esiste la voragine, esiste la fiamma, esistono parole che possono tradurre. Allora, è giusto tradurlo o no? E lì è stata una scelta. L'unico termine che abbiamo deciso di lasciare in arabo, in traslitterazione naturalmente, è il nome di Allah. Si poteva tradurre Allah con il Dio e da un punto di vista della traduzione sarebbe stato corretto. Allah, quando noi diciamo Allah, è difficile, fa parte della fede, mi rendo conto, quindi chi non crede, il musulmano la capisce questa cosa qua, il non musulmano ha difficoltà, però quando noi diciamo Allah abbiamo una, il nostro cuore si alza un po', cioè ci sentiamo come un riposo, come una... È inspiegabile per chi non è, ma ogni musulmano sa cosa vuol dire. Questa scritta, no, perché l'acronimo è rimasto uguale, U-CO-I-I, per cui organizzazione è andato via nel nuovo statuto, però rimane la O come comunità, quindi U.CO.I-I. Adesso per andare giù? Per andare giù basta scendere qui delle scale e vai giù. La ringrazio, arrivederci, buon lavoro, grazie.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, il lavoro è finito per quello che riguarda la parte iniziale, cioè la traduzione e la stampa. Adesso ne comincia un'altra parte importante, che è quella della diffusione e di sostenere la comprensione di quelli che lo leggeranno, rispondendo alle loro domande e continuando questo lavoro di comunicazione che stiamo facendo da tanti anni per spiegare i significati al di là di quello che è stato possibile nell'apparato delle note. Naturalmente sappiamo già che questo, come ogni azione, ci sarà una reazione, saranno reazioni positive, di queste ringraziamo Dio, ci saranno reazioni anche negative, anche di queste ringraziamo e speriamo che siano costruttive, critiche costruttive che ci permettano di migliorare. Ci saranno anche delle critiche che non saranno costruttive, le sopporteremo con pazienza, accettando da Dio tutto quello che viene e sperando che l'ostilità preconcetta non mascheri, non veli completamente la misericordia grande e la giustizia che è contenuta nei significati del Corano e del Karim. Il lavoro non finisce mai, il lavoro è un lavoro continuo, io spero che Dio mi dia la forza tutta la vita di stare vicino alla sua parola e far sì che possa arrivare quanto più possibile a tutti quanti, affinché la parola di Dio sia sempre la più alta. Facendo una premessa che tutte le traduzioni sono criticabili perché sono l'espressione del traduttore stesso. Il traduttore non potrà mai essere esattamente fedele al testo arabo. Perciò tutti sono criticabili, anche quella di Piccardo è criticabile. Non parlo tanto della sua capacità di tradurre l'arabo. Non so quanto sappia l'arabo direttamente Hamza Piccardo. Quello che a me lascia più perplesso della sua traduzione è la interpretazione che dà di alcuni versetti. Ma il vero problema credo non sia tanto la traduzione quanto il commento. Allora, nelle note a certi versetti, specialmente quelli intorno agli ebrei, so che ci sono state delle grandi polemiche perché il traduttore, che era l'autore anche delle note, aveva ampliato il giudizio negativo che il Corano dava, per esempio, sugli ebrei di Medina, con cui il profeta aveva avuto uno scontro, dei problemi, su tutti gli ebrei in tutte le epoche, in tutti i luoghi, come se fosse un giudizio generale e definitivo, immutabile, su tutta una razza o su tutta una religione. Questo in effetti ha fatto impressione ad alcuni e anche dal mio punto di vista non può essere sempre giustificato. Ecco, in questo caso mi sembra che la scelta di Piccardo sia stata quella di privilegiare l'eccellenza dell'Islam contrapponendosi duramente alle altre culture. Non voglio arrivare a dire, come fanno alcuni, che sia una traduzione quasi che fomenti l'odio. Mi sembra esagerato dire questo. Però l'interpretazione di Piccardo mi sembra un po' militante, forse dipende dal fatto che l'Islam in Italia era fortemente minoritario, ci sono delle contrapposizioni ingiustificate in molti casi, c'è quasi una forma di islamofobia in Italia, molto spesso del tutto immotivata, perché non si può partire da qualche episodio per farne diventare questa una regola generale. In tutte le maniere, per far sì che questo messaggio potesse trovare degli ostacoli nella sua diffusione, sono state dette, fatte molte cose, evidentemente, proprio per allontanare la gente. Uno va a vedere piglia Facebook, piglia Google, va a vedere cosa dicono Hamza Piccardo, trova delle cose anche brutte, anche belle, dipende lui cosa sta cercando, naturalmente. Si è voluto mettere una cortina, una separazione, no? In maniera tale che diceva: io uno così non mi frega niente, non voglio leggere, non voglio sapere niente, eccetera.
Io credo che chi si avvicina con buona fede, senza una preclusione, una precomprensione, arriva ai significati senza problemi. Chi è schiavo dei suoi pregiudizi, allora evidentemente può vedere anche soltanto il male, quello è fuori discussione. Posso sbagliare, chiaramente avrò sbagliato ed è probabile che sbaglierò ancora, che Dio mi protegga, però nello stesso tempo non è mia intenzione deviare nessuno, non è mia intenzione costringere nessuno, ma è mia intenzione trasmettere quello che ci è stato dato, così come ci ha detto il profeta, trasmettete di me anche soltanto una parola, no? Cioè, quindi la rivelazione che ha ricevuto noi cerchiamo di trasmetterla e renderla intelligibile a tutti quanti. ترجمة أخونا حمزة بيكاردو ليست معتمدة فقط من الجالية الإسلامية في إيطاليا بل هي كذلك معتمدة من المملكة العربية السعودية مثلا حيث أنه وقع مراجعتها لمدة سنتين مع بعض الإخوة الآخرين الإيطاليين الذين درسوا في المدينة المنورة العلوم الشرعية وأحسنوا اللغة العربية ثم حتى أخونا حمزة بيكاردو وقع استدعاؤه لمدة 10 أيام هناك في المدينة وقع مراجعة المصحف معه وقع مساءلته هو على أمور تخص التفسير تخص الحديث تخص الفقه حتى يتأكدوا من حسن فهمه هو كذلك للدين وبعد ذلك بالنسبة إليهم اعتمدت هذه ودليل ذلك أنهم طبعوا منها الآن آلاف النسخ التي ستوزع مجانا على الجالية الإسلامية Pensando a tutto quanto e dire era il caso di farlo, sì era il caso di farlo, eri nelle condizioni di farlo, non ero nelle condizioni di farlo, perché l'hai fatto? Perché era necessario farlo, non potevi aspettare, sì potevo aspettare, l'errore è in agguato. Shaitan lavora contro tutto questo, contro la verità, eccetera. Ci affidiamo, ci abbandoniamo a Dio, riconoscendo la nostra debolezza e confidando nella sua misericordia. Quando dice, ma guarda Karabuka wa Makala, ci comunica una promessa di Allah subhanahu wa ta'ala, come l'ha fatta Rasulullah, l'Islatu Salam, la fa ogni credente, ad ogni creatura, il suo Signore non ti ha abbandonato e non ti odi. Questa è sicuramente la speranza è il conforto del cuore e dello spirito. Thank you.